Eravamo rimasti. Servono 2000 dollari al mese per sostenere l'esistenza del museo. Per farla breve, non è stato un periodo facile. E io dovrei perdonare l'attentatore. Le stanze sarebbero dure, i problemi finanziari erano astronomici. Tuttavia, ancora una volta, ho deciso di rinunciare all'odio. Verrà il momento, pensavo, in cui riuscirà semplicemente a perdonare, perché lo sa bene, che ha agito così in fondo un uomo molto malato, che io non posso cambiare. Ho continuato a chiedermi perché qualcuno avesse voluto farmi questo. Prima mi sono sentita scioccata, poi incredula, infine mi sono domandata: sono pronta a odiare questa persona? Una cosa mi era chiara: se la situazione mi portava a essere sopraffatta dall'odio, sarei diventata di nuovo una vittima. Mentre vedevo le fiamme invadere lo stabile, sentivo che sarebbe stato facile ricadere in questa mentalità. Ho detto a tutti che ero triste, sì, lo ero veramente, ma non volevo essere dominata dalla rabbia. Qualche anno fa diversi conoscenti mi consigliarono di chiedere la protezione della polizia 24 ore su 24, dentro e fuori casa. E dopo un mese e un costo di circa 20.000 dollari, ho detto a Kiel che volevo annullarla e conservarla solo per il museo, i visitatori, i collaboratori, ma non per la mia vita privata. Se là fuori c'è un pazzo che si è messo in testa di uccidermi, ho pensato tra me e me, sì, ci riuscirà comunque e non si farà certo fermare da un agente. Non avevo paura. Se devo essere sincero, il mio timore più grande è cadere mentre faccio le pulizie e ferirmi la testa. Questo mi preoccupa più di un folle che mi salta addosso per uccidermi. Il perdono deve essere una pratica, una forma di vita, non è sufficiente limitarsi a leggere testi che ne parlino. Dovete ispirare il perdono, assorbirlo. È come quando ci proponiamo di perdere qualche chilo facendo sport. Se compriamo un DVD e ascoltiamo un allenatore che ci dà delle istruzioni, ma poi non saltiamo giù dal divano per alzare braccia e gambe, non otterremo nessun effetto. Non basta leggere i testi giusti e guardare i video adatti, dobbiamo anche mettere in pratica la nostra decisione. Il perdono deve essere la vostra via, la vostra stella polare, deve diventare una parte della vostra personalità, del vostro mondo. Solo così allontanerete dal vostro quotidiano la rabbia e il risentimento. Solo così sentirete in voi questo grande potere. È come una fonte di energia a cui potete attingere in ogni momento, ogni volta che lo desiderate o ne avete bisogno. Il perdono contiene una forza così intensa che ben presto non vorrete più rinunciarvi.